Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo episodio di Factorio. E abbiamo una novità giunta un po' di tempo fa, ma l'abbiamo attivata soltanto adesso. Abbiamo cambiato il mouse, voi non lo vedete, ma il mouse è molto più fluido adesso, visto che l'altro mi dava qualche problema di scorrimento che andava un po' avanti e indietro, un po' come cazzo gli pareva e piaceva. Abbiamo tante nuove funzionalità in questo mouse, tra cui anche la selezione dei DPI e minchiate varie. Per la cronaca, per chi ha il mio account di Instagram, dovreste averlo già visto molto tempo prima di questo episodio, ma va bene lo stesso. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Ecco, dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo mettere a posto i danni, perché voi dovete sapere che se per caso vi vedete passare una cosa nera davanti allo schermo mentre state giocando, è questo. È questo obbrobrio che viene a rompervi il cazzo, viene a farvi saltare in aria il vostro giochino e quindi sti cazzi. E quindi vi tocca mettere a posto tutto adesso. Dunque, cosa possiamo mettere a posto? Tutto. Vediamo un po' se ci basta tutte le cose. Più o meno. No, non ci basta proprio tutto, tutto. Bisogna mettere a posto tutto pezzo a pezzo. Vabbè, allora, visto che le cose qua vanno per lunghe, facciamo che... No, un'altra no, un'altra no, un'altra no. Ah, boh, è andata distante questa, meno male. Allora, facciamo che mettere a posto i nastri trasportatori, che sennò qua mi si blocca tutto il coso. Ok, questo è vivo e vegeto, e questo qua invece no. Ok, dovremmo essere a posto adesso. Controlliamo anche questo per sicurezza. No, questo qua era a posto, perfetto. Qui metteremo a posto poi in tempi successivi. Poi, a parte questo, allora, cosa dobbiamo fare oggi? Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati con qualcosa da fare. Ah, sì, giusto, stavo facendo iniziamo a fare il mall della guerra, diciamo, no? Come lo chiamo io, il mall guerrafondaio, chiamatelo un po' come vi pare piace. Però alla fine non ho fatto quello. Off camera l'ho mollato qua 2-0, onestamente. Off camera ho fatto un'altra cosa che pensavo che di riuscire a farcela stare, ma non ce l'ho fatta. Praticamente ho fatto aspetta un attimo che devo bloccare. Ok, adesso va meglio. Ho fatto questo, ho fatto il cemento. Ho fatto il cemento perché, secondo i miei calcoli, il cemento teoricamente dovrebbe essere utile in questa. Devo abbassare i DPI del coso, sennò col cazzo che esco. Così va meglio. Devo ancora prenderci la mano col mouse, perdonatemi se faccio cazzate. Comunque dicevo, devo sicuramente prenderci la mano con il mouse perché è fresco fresco di pacca. Però quello che vi stavo dicendo, che è la cosa più importante, è che devo mettere secondo la mia ignoranza qua insieme alla pietra, al carbone e a tutto il resto, ci metto anche il coso qua, il cemento, perché mi sembra che nei crafting della Space Astronomy, sì, Space Astronomy, buonanotte, della Space Exploration, ci siano un po' di oggetti che, secondo la mia ignoranza, vanno craftati con il coso. Adesso qua purtroppo non mi fa vedere, qui no, questi qua no sicuramente, ma le strutture, tipo quelle base, queste cose qua, secondo la mia ignoranza, vanno craftate con il tipo il silos, queste cose qua, secondo me vanno craftate con il cemento, quindi opterei per effettivamente metterlo nella lista degli elementi del nostro bus centrale. Ma a parte questo piccolo dettaglio tecnico, ufficialmente possiamo fare il mall, quello guerrafondaio, così ce lo togliamo dalle palle, anche perché purtroppo dobbiamo per forza e assolutamente fare quello che ci para il culo, ovvero il nostro simpatico Meteor Point Defense,
E poi dovrei aggiungerci anche del vetro, ma per adesso il vetro onestamente non saprei dove ficcarlo perché il mall, oddio, c'ho un po' di righe libere, quindi potrei farlo effettivamente anche qua, ma non penso sia così, cioè oddio, adesso mi tiro la gufata, però il vetro è importante, ma secondo me possiamo farne a meno, nel senso che facciamo un piccolo impiantino nel caso in cui servisse, ecco, non penso serva proprio avere un impianto grosso come il ferro o il rame per fare solo il vetro, secondo me. Poi, vabbè, vediamo a seconda di quello che viene fuori. Comunque, a parte questo, noi cosa facciamo? Qui il vetro, volendo, possiamo produrcelo direttamente noi perché nel mall, guarda fondale, abbiamo il carbone, quindi basta metterci una fornace del cazzo, possiamo già farlo subito. Quindi, per non perdere altro tempo, iniziamo col fare un po' di robe. Prima di tutto, dobbiamo avviare il processing delle granate perché vediamo di. Ah, qua non posso farlo, però posso fare. Scusate, facciamo una piccola correzione in corso d'opera perché ho scoperto che ho fatto una cazzata. Beh, questo qua, vedete, può essere girato così e io non ci avevo pensato. Perché così poi questo qua lo tolgo, perfetto, e vado poi a fare cose. Molto bene. Quindi qua possiamo metterci finalmente il palo della luce, qui ne possiamo mettere una, sì, qua si può mettere un altro, qui non ci arriverà mai, quindi devo metterlo per forza qua. E qui adesso, boh, siamo dentro al mall, quindi possiamo fare il cazzo che vogliamo. Quindi mettiamo uno qui e l'altro qui più o meno e poi qua uscendo ne mettiamo qua, perfetto. Quindi qua adesso dobbiamo metterci i pali della luce per alimentare tutte le nostre cose, quindi questa qua sicuramente, che così lui inizia a craftarsi le granate, però siccome è stronzo che prende gli oggetti un po' come ce ne ha voglia, opterei per mettergliene due blu perché altrimenti non va bene, quindi se cioè non va bene, secondo me è troppo lento. Quindi, giusto per la cronaca, questo paletto qua che avevo appena messo lo spostiamo già di uno, così abbiamo tutto coperto dal coso. Perfetto. Sì, è lenta la macchina assemblatrice, ma pazienza. Le granate le limitiamo per adesso a due, va benissimo. Poi, piccola aggiunta, che già che l'ho vista che ho sminchiato, devo aggiungerci un palo della luce qua vicino. O potrei abbassare di uno. No, cos'è che devo fare? Il palo della luce. Ah no, non devo abbassarlo, devo spostarlo. Quindi vabbè, per adesso lasciamolo così, che intanto poi qua la corrente arriverà sicuramente con qualcosa qua del mall guardafondaio. Comunque, dicevamo, il Meteor Point Defense. Allora, come si crafta? Si crafta con il motore elettrico, il cemento, il circuito elettronico e la piastra d'acciaio. Allora, noi qua cosa ci manca? Circuito elettronico ce l'abbiamo qua sulla destra, il ferro ce l'abbiamo di qua, il motore ce l'abbiamo qua, ci manca la piastra d'acciaio e il cemento. Allora, piastra, questo qua. Allora, il cemento è sotto e ce ne battiamo le palle. Poi qui c'è la piastra di acciaio che la possiamo fare uscire da qua. Ottimo. No, sarebbe da farlo uscire sopra, ma va bene, ci inventiamo qualcosa. E il cemento che facciamo uscire da qui sotto, così. Oh, siamo arrivati già alla fine del coso. Quindi qua c'è il coso, qui c'è l'altro, quindi tu esattamente qua, perfetto. Dovremmo essere a posto perché con questa qua io mi tiro su il cemento, sì, giusto. Poi con questa qui, anche se non è propriamente corretta, mi tiro sull'acciaio. Qui va messo così, yes, qui lo mettiamo dritto e poi qua facciamo quel famoso truschino che avevo già utilizzato alcune volte, che è per mettere a posto il nastro quando c'ho sti casini qua, mettere a posto il nastro nella giusta riga. Poi questo qua lo facciamo salire, no, perché è stortissimo sto qua, perché sono stronzo, grazie. Perché non era da mettere qua, era da mettere uno più sotto. Ok, oh, abbiamo finito già i sottopassaggi, mannaggia al cazzo.
ma non è un grosso problema perché ce li abbiamo tutti qua pronti a disposizione. Allora, tornando a noi, dobbiamo fare il sottopassaggio per questo. Ok, sottopassaggio per il palo della luce. Quindi il palo della luce mi tocca già spostarlo. Ah no, qua ci va bene lo stesso. No, non cazzo, deve andare qua, quindi no, ne mettiamo uno qua e l'altro, boh, ci cerculo, lo mettiamo da qualche altra parte. Questo qui lo tiriamo, buonanotte, sbaglio tasto, lo tiriamo su così. Ok, dovremmo aver tutto, quindi allora, il meter point defense, allora, piastra di acciaio ce l'abbiamo, manca il vetro che si fa con la sabbia, che la sabbia noi non ce l'abbiamo, ma abbiamo la pietra, che non so più da dove cazzo spunta la pietra perché me la son persa, eccola qua, quindi la pietra passa qua sotto, mi va bene così. Qui gli mettiamo questo, così prosegue la sua corsa. Qui no, magari no. Qui passa. Oh, che grana! Allora, qui dobbiamo farlo passare sotto. No, uno in meno forse. No, aspetta, sto sminchiando qualcosa qua. Devo farlo prima passare sotto e poi dopo devo fare lo sdoppiamento. Che botta di sfiga che ho tutti sti qua tutti attaccati uno all'altro qua in sto punto, è una vera merda come si suol dire. Quindi questo lo mettiamo qui, che lo facciamo uscire dopo e mi sta bene. Poi il cemento lo possiamo già collegare, che va bene così. La pietra la facciamo salire così e teoricamente dovremmo essere a posto, perché adesso per mettermi a posto la pietra mi collego qui e poi qua faccio una curvettina e siamo a posto, perché sennò diventavo scemo per mettere a posto tutto l'accrocchio qua dei vari oggetti da craftare. Tanto ferro e cipe verdi ne ho soltanto due strisce, so che poi diventeranno due, ma va bene così. Qui ci manca il carbone da far passare sotto e la pietra, che la pietra ci servirà poi per fare i muraglioni, quindi la pietra sicuramente ci serve. Quindi qua la pietra passerà sotto. Ah, l'ho già messo, che cretino, l'ho già messo quello della pietra. La pietra passa sotto e va dritto, però sicuramente la pietra, dato che mi serve, devo per forza poi tirarla su in qualche modo, non so ancora bene come, ma la tirerò su. E il carbone nel mollo già ce l'abbiamo, quindi siamo a posto. Sì, l'unica rottura di palle è che ho messo tutti, c'è troppo poco spazio lì, ma ormai è tardi, l'ho già tutto impostato e non ho voglia di spostarlo. Perfetto, quindi allora, tornando a noi, il meter point defense, allora lo si craft, ecco dove lo si crafta più che altro. Ah, in qualsiasi cosa si può fare, interessante. Allora, dunque, siccome però prima di craftarlo ufficialmente, prima di metterlo nel mall, mi sembra che siano già passati i famosi 10 minuti, perché ho come la brutta impressione che è saltato il nostro timer, perché ogni tanto batte i ciocchi e quindi ci ciarculo. E niente, allora salto direttamente al fine episodio, perché sennò ci perdiamo, e ci vediamo poi direttamente nella prossima puntata, sperando che il timer parta, perché ogni tanto da forfè. E niente, nella prossima puntata facciamo ufficialmente il meteor point defense, okay, mi sembra di averlo letto giusto. E niente, ci vediamo alla prossima puntata, e pensavo di concludere ma non ce l'ho fatta. Pazienza, alla prossima, ciao ciao.